Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere come sia possibile installare una centralina con retrocamera su un Audi A6. Io in questo caso già ho iniziato a smontare qualche cosa, ho iniziato il clima che per il momento non serve e anche lo stereo ho iniziato a smontare. E adesso piano piano vi farò anche vedere un po' piano piano tutti i passaggi per quanto riguarda l'installazione dei cablaggi e di tutto quello ciò che occorre. Nella nostra centralina, quella che abbiamo comprato in questo momento, abbiamo comprato la centralina di interfaccia per quanto riguarda la retrocamera e in più la retrocamera, solo quella posteriore in questo caso, e per di più giustamente uscito un po' tutto il cablaggio. Per il momento io non la installerò definitivamente, ma vi farò vedere solamente qualche passaggio per quanto riguarda l'installazione, così giusto per farvi vedere l'utilizzo della retrocamera. E poi piano piano giustamente andremo a smontarci un po' tutta la macchina dal portellone dietro con la maniglia, con il tasto elettronico, con la telecamera, fino a poi al passaggio di smontare il cassettino e di smontare un po' tutta la macchina per i passaggi anche dei fili. Ok, come prima cosa vi dicevo, dobbiamo iniziare a smontare un po' tutto. Per smontare togliamo lo stereo da qua dentro a qua. Prima cosa andiamo a spegnere la macchina. Perfetto. Togliamo lo stereo e in questo caso lo faccio con una mano, giusto per iniziare a far vedere che comunque è abbastanza semplice. Smontiamo il connettore, questo qua, due connettori bisogna usare, questo qua e questo qua del video, questo qua grigio, vedete che bisogna fare un ponte su questi due connettori qua. Perfetto. Poi, una volta fatto ciò, prendiamo la centralina con il connettore qua grande, questo qua lo colleghiamo giustamente dietro la macchina, dietro lo stereo, scusate, in questa maniera qua. Perfetto. Assicuratevi bene che, come dicevo, assicuratevi bene che il connettore sia ben inserito. Questo qua fa parte del ponte, vedete? Del filo che dà l'alimentazione poi alla centralina. Eccolo qua. Quest'altro qua invece va collegato giustamente al connettore che stava prima dietro la macchina, dietro lo stereo. Andiamo qua. Mettiamo così e chiudiamo il mozzettone. Perfetto. Fatto ciò, andiamo a connettere questo qua dietro la centralina qua. Facendo questo tipo di lavoro qua. Mettiamo solo. Perfetto, scusate, non troppo, sto per farvi vedere il video, sto con una mano. E poi prendiamo giustamente l'altro connettore che fa da ponte. Questo qua lo colleghiamo giustamente al posto di quello che abbiamo appena smontato, che sarebbe questo qua. Perfetto. Vedete? Una volta fatto ciò, diciamo l'installazione è quasi avvenuta. Perché poi da quest'altra parte, dove c'è scritto Rear Camera, andiamo a mettere il filo della telecamera, della retrocamera, che sarebbe questo qua, tutto questo groviglio di fili qua, che è così lungo perché deve andare da dietro fino avanti. E poi andiamo a mettere il segnale, il filo del segnale, che sarebbe questo qua. In questo caso parliamo della cam out, vedete? Perfetto. Nel momento in cui non avremo questo, c'è il cambio automatico, servirà questo qua per dare segnale alla telecamera, previo la luce della retrocamera posteriore, che nel momento in cui noi andiamo a mettere la retromarcia, si va ad alimentare tramite il cavo del segnale della retromarcia, la lampadina della retromarcia. Una volta fatto ciò, adesso vi farò, rimetto dentro e vi faccio vedere un po' tutto. Un attimo solo, ragazzi. Purtroppo dovevo staccare perché altrimenti con una mano non riuscivo a metterlo dentro, dato che i fili comunque ci sono. E quindi dovevo mettere prima i fili dentro e poi dopo metterò lo stereo. Una volta fatto ciò, dobbiamo mettere il connettore
di sensore di parcheggio, perché comunque la macchina è di sensore di parcheggio, sotto nella sua spinetta. Ok, accendiamo la macchina, mettiamo in folle, mettiamo in moto. Ecco qua. Ma la macchina sta in folle, vedete? Nel momento in cui adesso andiamo a mettere la retromarcia, prima usciva la grafica, diciamo, passiva della macchina con il sensore di parcheggio sia anteriori che posteriori. In questo caso, come abbiamo montato la telecamera, eccola qua, la posizioniamo qua, adesso vi faccio vedere. Nel momento in cui andiamo a mettere la retromarcia, ecco qua, uscirà la nostra retrocamera, vedete? Perfetto. Una volta poi andiamo a mettere la marcia anteriore, giustamente funzioneranno normalmente i sensori, perché giustamente davanti non ce l'abbiamo la telecamera. Funzionano i nostri sensori normalmente. Perfetto. Adesso stanno suonando perché comunque ci sono, abbiamo ostacoli sia avanti che dietro. Poi, nel momento in cui andiamo a mettere la retromarcia, giustamente funzioneranno quelli di dietro, vedete? E abbiamo anche le linee guida attive, sia a destra che a sinistra. La telecamera, come dire, è abbastanza, la grafica è abbastanza buona. Perfetto, vedete? In questo caso, una volta posizionata dietro lo stereo, si vedrà abbastanza, si vedrà bene, discute dietro lo stereo, dietro alla maniglia. Alla maniglia dietro si vedrà bene, come negli altri video che vi ho fatto vedere. L'installazione, avete visto, è abbastanza semplice. È abbastanza semplice anche per installare, non ci vuole tanto, anzi con una mano sono anche riuscito a installarla. L'unica cosa che è molto impegnativa è il fatto stesso di smontare il climatizzatore, smontare lo stereo, andare a smontare il cassettino, smontare tutti i laterali qua, fin dietro, fino a smontare anche il cofano dietro. Vedete, in questo caso già lo stiamo anche smontando il cofano. Per smontare il cofano, per andare a mettere poi la retrocamera e fare tutta l'installazione. Una volta fatto tutto smontato, passiamo tutti i fili. La centralina viene posta qui di lato. Si smonta il cassettino, ci sta un po' di spazio. La centralina viene qui di lato, e quindi anche i fili non vengono da qua davanti come abbiamo fatto adesso, ma vengono direttamente da dietro. Si collegano dietro allo stereo e fa il ponte con la centralina e l'installazione viene fatta. I fili della retrocamera vengono anche stessi dietro al cassettino qua. Il lavoro viene fatto, un buon lavoro, non si vede niente, e poi comunque è abbastanza utile, perché nel momento in cui vedete andiamo a mettere la retrocamera, funziona quella di dietro, e quando andiamo a mettere quella davanti, adesso l'ho staccata, ecco, l'ho staccata, che altrimenti suonavano sempre, vedete? Nella mano anteriore o nella mano, dicevo, sinistra e destra, o in quella posteriore. Posteriore funziona di dietro. Ok. Questa qua è un Audi A6 del 2016. L'installazione, come avete visto, è abbastanza semplice e facile. Non è molto complicata. Il complesso di tutto è l'installazione e andare a passare tutti i fili, per il resto è abbastanza semplice. L'installazione, come dicevo, dobbiamo andare a smontare anche dietro. E poi andare a trovare la maniglia, questa qua, vedete, ragazzi. Una volta smontato poi tutto il telaio di plastica, il filo stesso da qua camminerà insieme a questo qua, quello della retrocamera stiamo parlando, andrà qua, scenderà di qua, dentro questo bollo qua andremo avanti. Si smonta questo profilo qua, si smonta qua a terra qua, si passano il filo dentro qua. Montiamo qua e da qua
andiamo dietro la centralina una volta smontato anche il cassetto e colleghiamo la telecamera. E diciamo che il gioco è fatto. Però adesso viene il bello di smontare tutta la macchina. Ok ragazzi, farò vedere un altro video dopo a installazione avvenuta. Ok, ciao ragazzi, al prossimo video. Come sempre ragazzi, vi consiglio sempre di iscrivervi al canale, mettete un mi piace se il video vi è stato utile e vi è piaciuto. Per qualsiasi cosa vi serve anche un aiuto, scrivetelo nei commenti e attivate la campanella. Ok ragazzi, ciao ragazzi, al prossimo video.